Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Finalmente qualcosa si muove. The Sunken, la nuova roccaforte di Anthem, verrà plausibilmente annunciata il 17 aprile durante la livestream, quindi mercoledì prossimo. A condurre la live sarà il solito Irving, presente sempre durante questo tipo di live, in cui faranno, sempre plausibilmente, vedere la nuova roccaforte. A detta del post su Twitter, dovremo aspettarci una roccaforte molto diversa dalle altre e decisamente più impegnativa, alzando in teoria l'asticella per quanto riguarda la difficoltà e ovviamente il gameplay di squadra per tutti gli specialisti. L'immagine, come potete vedere, mostra un ranger in piedi su una scogliera che sovrasta una specie di shaper in cui la struttura si sta sgretolando al punto quasi di essere considerata una rovina. Una struttura di grotte inoltre circonda la piattaforma centrale da cui si notano dei nemici a girarsi nell'ombra. Queste sono le uniche info rilevate dall'immagine e si presume, sempre con le dovute pinze, che ci sarà, grazie a questa roccaforte, anche una nuova mappa esplorabile. Non solo questo, ovviamente, è stata presentata una roadmap aggiornata per l'appunto proprio per il mese di aprile, dove le aggiunte non sono poche. Infatti il 17 durante la live non ci si aspetta solo la rivelazione della nuova roccaforte, ma anche l'introduzione delle gilde che, come vi posso ricordare, era una delle mancanze più grandi dalla partenza di Anthem. E inoltre dovrebbero anche essere aggiunte le bacheche, quindi le leaderboard, e le challenge per le roccaforti stesse, oltre che chiaramente al nuovo Mastery System e a nuovi oggetti. Quindi, che dire, 5 giorni di pazienza per un bel po' di ciccia che verrà in teoria presentata. Con questo è tutto, noi ci vediamo in game, GG a tutti quanti. Non solo questo, ovviamente, è stata